Leonardo Sciascia, una delle voci più autorevoli della cultura contemporanea. Siamo andati a trovarlo nella sua casa di Racalmuto e gli abbiamo chiesto di ripercorrere insieme alcuni momenti della sua storia personale. Vi proponiamo la nostra intervista. Il progetto letterario che sta alla base delle parrocchie di Regalpetra si inserisce a pieno titolo nel dibattito sul realismo in corso negli anni 50. Fino a che punto la sua esperienza di insegnante è stata decisiva ai fini di questa scelta? Direi che è stata essenziale, perché il libro è cresciuto intorno alle cronache scolastiche, che era in un modo molto sintetico la cronaca di un anno di scuola. Avevo avuto una classe particolarmente simpatica, particolarmente interessante. E allora a un certo punto ho sentito il bisogno di scriverne. E ho scritto le cronache scolastiche che mandai a Calvino, e Calvino passò a Moravia, e Moravia pubblicò su un nuovo argomento. Intorno a questo capitolo è cresciuto tutto il libro. Poi dalla scuola sono passato alla chiesa, ai contadini, agli zolfatari, alle elezioni e così via. In quel momento si è inserito pienamente in questa ricerca di verità che c'era in Italia e che faceva capo al Cristo si è fermata debole di Carlo Levi. Io però non mi sentivo un neorealista, mi sentivo soltanto un realista, uno che dava conto di una determinata realtà in un determinato paese siciliano. Un punto di riferimento importante della sua vita e della sua produzione, e penso in particolare al racconto L'Antimonio, è il mondo della zolfara. Che cosa ha significato per lei? Era un mondo che conoscevo di prima mano, perché mio padre lavorava in una zolfara come contabile, mio nonno era stato capomasso in una zolfara e anche il mio bisnonno, insomma. E lo zolfataro era un tipo umano un po' diverso dal contadino. Non era ancora l'operaio così come si può configurare in una regione del nord industriale, però non era più il contadino. Aveva un senso della vita molto diverso dal contadino, un senso più spericolato, più scialacquatore in un certo senso e anche più violento. I zolfatari erano più rissosi, ecco. Rischiavano la loro vita quotidianamente lavorando in condizioni tremende e quindi quando uscivano dalla zolfara avevano questa fame di vita che il contadino non aveva. Il contadino è piuttosto avaro, piuttosto gretto, molto saggio anche. Lo zolfataro non era saggio per niente. Anche in Pirandello il mondo della zolfara ha avuto tanta parte. Ecco, che cosa l'avvicinava e che cosa l'allontanava da Pirandello? Da Pirandello nulla che mi allontanasse, soltanto questa irritazione di scoprire nella realtà il pirandellismo, questo gioco della sofisticazione della realtà, questo sentirmi uno, nessuno e centomila, che verificavo quotidianamente dopo aver letto Pirandello. Questo, ecco, era molto irritante, molto traumatico, direi, in un certo senso. Ci sono stati anni in cui Pirandello l'ho detestato, poi, e per poi invece riconoscerlo negli anni più maturi. È stato un po' come il rapporto col padre, insomma, che ad un certo punto diventa difficile, diventa insopportabile, ma poi si ritorna a riconoscere il padre, ad amarlo e in un certo senso a somigliargli. E Vittoriano Brancati, che importanza ha avuto nella sua formazione?
molta importanza a Brancati, perché era lo scrittore presente. Io andavo a scuola e lui insegnava nello stesso istituto, lo vedevo ogni giorno e ogni settimana leggevo le sue lettere al direttore sull'omnibus di Longanesi, per cui era uno scrittore presente, no? Che vedevo, con cui si poteva parlare. E poi dava in queste lettere al direttore un ragguaglio sulla realtà di Caltanissetta negli anni 37-38, che era perfetto, in cui io riconoscevo la città e mi riconoscevo dentro la città. E allora è stato il mio ideale di scrittore, l'italiano Brancati. Poi i suoi libri mi divertirono molto, mi divertono ancora e mi fanno pensare. Penso che sia il più grosso intellettuale italiano degli anni del dopoguerra e forse il più grande scrittore. Anzi, togliamo il forse. È il più grande scrittore di questo dopoguerra, cominciando anche da prima della guerra con Don Giovanni in Sicilia. Brancati ha dato non soltanto una immagine della Sicilia nuova, non prima visitata, anche se ha qualche addentellato con De Roberto e con Francesco Lanza, ma ha dato anche una rappresentazione esistenziale in cui possiamo riconoscere le nostre inquietudini, le nostre incertezze, i nostri errori, che soprattutto Brancati è lo scrittore dell'esame di coscienza riguardo all'errore. Brancati è stato d'Annunziano ed è stato fascista. E ha scritto le opere sul fascismo e sul d'Annunzianesimo, che sono le più spietate, le radiografie più tremende. Sciascia, lei è stato visto, letto e direi soprattutto intervistato quasi sempre come uno scrittore, uno studioso di mafia. Fino a che punto lo trova corretto? Non lo trovo per niente corretto. Io sono uno che si è trovato a scrivere della mafia proprio perché l'aveva vissuta negli anni dell'infanzia, ero stato spettatore della repressione Mori, spettatore infantile, ma appunto perciò un ricordo indelebile. E poi l'avevo vista risorgere in questo dopoguerra. E allora, siccome la letteratura siciliana era povera di esempi, come direbbe San Bernardino, sulla mafia, anzi pochissimi scrittori ne avevano parlato e Pirandello addirittura non la nomina pur avendo individuato il fenomeno. E allora ho voluto scrivere questo racconto, Il giorno della civetta, che è proprio un esempio narrativo di che cosa era la mafia nel passaggio da fenomeno rurale a fenomeno cittadino. Dopodiché non ho capito niente più di mafia, cioè mi sono trovato nella condizione di un qualsiasi cittadino che legge il giornale. La mafia di oggi mi sfugge, insomma. Dovrei considerarla clinicamente se la mettessi in rapporto alla mafia di ieri. È un impazzimento in rapporto a quella, che era delinquenza anche quella, badiamo bene, non è che non fosse delinquenza, però aveva delle regole e soprattutto aveva una certa razionalità. Oggi è impossibile, almeno per me, razionalizzare questo fenomeno. Per cui dico che considerarmi un mafiologo è assolutamente errato. Ritornando all'antimonio, che cosa ha rappresentato per lei la guerra di Spagna? Per il protagonista del racconto significa una presa di coscienza lucida e amara. Fino a che punto è possibile una identificazione con lo scrittore? Anche per me è stato qualcosa di simile. Una presa di coscienza dei problemi della Sicilia e di quello che era il fascismo. Ecco, in un certo senso si può considerare un racconto autobiografico, benché io non fossi né in età né in condizione di andare a fare la guerra di Spagna,
però l'ho vissuta proprio dalla parte di coloro che ci andavano per evadere dalla disoccupazione, dal bisogno. Mi è parso un terribile dramma questo di andare a fare la guerra per trovare lavoro, il lavoro della guerra, ecco. Mi ha impressionato moltissimo. E da lì ho cominciato ad avere dubbi sul fascismo e poi la certezza che il fascismo fosse proprio nemico della gente che lavorava, della gente che voleva lavorare, cioè della parte migliore di questo paese, insomma. Se si potesse sintetizzare in una frase il senso dei racconti contenuti nel volume Gli zii di Sicilia, il 48, la morte di Stalin, la zia d'America, si potrebbe forse dire in una frase la caduta del mito, ma anche della speranza. Ecco, c'è già forse in quello Sciascia un pessimismo simile al pessimismo degli ultimi romanzi? Credo di sì, benché io non sia fondamentalmente pessimista. Però indubbiamente che quei quattro racconti registrano la caduta di quattro miti. Ma nell'ultimo, che è proprio l'antimonio, cade un mito che era quello del fascismo e si apre la speranza, insomma. Ecco, il mito di Stalin, il mito dell'America, il mito del Risorgimento e poi il mito del fascismo. È una demitizzazione di momenti storici italiani. In quanto al pessimismo, ecco, io ritengo che sia un atto di fondamentale ottimismo quello di scrivere e di continuare a scrivere, perché scrivere dando un ragguaglio di una realtà così terribile in un certo senso e denunciandola è già un atto di ottimismo. Ecco. Naturalmente l'esperienza non consiglia eccessivo ottimismo. Abbiamo visto, questi racconti appunto partono dal 1848 ed è una storia di speranze sempre deluse, tranne quella nella caduta del fascismo, che abbiamo avuto la delusione poi, in questi anni c'è stata la grande delusione, direi, della democrazia, ecco, benché ritenga che sia il sistema migliore che è possibile escogitare per l'umanità. Che cosa ha rappresentato per lei, anche agli inizi della sua attività di scrittore, il rapporto con la cultura e con la letteratura francese? Direi che ha rappresentato tutto, perché fortunosamente, o forse non tanto fortunosamente, anche perché questa era la direzione della cultura siciliana, della gente che in Sicilia leggeva. I primi libri in cui mi sono imbattuto erano di francesi. Ne ricordo due che sono state fondamentali nella mia vita. Il dialogo sul commediante di Diderot, Paradosso sul commediante, e I libelli di Paul-Louis Courier. Poi c'è stato I miserabili, pure molto importante per me, perché io dico che quel po' di cristianesimo che c'è in Europa lo dobbiamo più che alla Chiesa, Victor Hugo. E così ho continuato, insomma. Poi altro incontro straordinariamente importante per me è stato Manzoni, e già Manzoni è pure cultura francese. E quindi questo mi ha portato ad una certa ignoranza del versante tedesco e anglosassone della cultura. Poi riguardo alla cultura anglosassone ho recuperato, ma riguardo a quella tedesca non riesco a recuperare. Già Goethe per me è uno scrittore insopportabile.
e Thomas Mann quasi. Lei ha sostenuto più volte che I Promessi Sposi è tutt'altro che un romanzo o il romanzo della conciliazione, come invece è stato detto. In che senso? I Promessi Sposi l'ho letto sempre non come un libro consolatorio, ma oserei dire come un libro disperato. È un disperato ritratto dell'Italia. E mentre a scuola ci propinavano l'idea che protagonista del libro fossero la provvidenza e la grazia, io ho pensato sempre che protagonista del libro fosse Don Abbondio e che Don Abbondio è il vero vincitore del libro. Perché se anche i due sposi promessi poi si sposano, è un fatto che sono stati costretti ad emigrare. Chi resta lì, trionfante, su tutto, sui Lanzichenecchi, sulla peste, su Don Rodrigo, è Don Abbondio. E visto da questa angolazione, il libro appare molto diverso. A scuola lo danno come una lettura consolatoria, e invece non è consolante per niente, direi che è desolante addirittura, perché l'Italia continua ad essere l'Italia delle grida di Manzoni. No? C'è dentro tutto, anche le Brigate Rosse. Torniamo adesso un attimo al rapporto con la Francia. Che cosa l'affascina di più nella città di Parigi? La città, perché è tutta una città fatta di letteratura, costruita dalla letteratura. E uno cammina per le strade di Parigi ed è come se vivesse nelle pagine dei libri. I luoghi sono tutti permeati di letteratura. Sono le strade di Victor Hugo, di Proust, tutto è letteratura, insomma. E questo l'ha capito bene appunto Victor Hugo in una pagina mirabile di Nostra Signora di Parigi, del romanzo, quando parla dell'architettura di Parigi, del gotico di Parigi, mettendolo in rapporto all'invenzione della stampa, la chiama la città libro. La città libro prima che ci fossero i libri. Il ruolo, l'importanza della donna nei suoi romanzi sembra essere molto discontinua. Si passa dalle presenze sconvolgenti di a ciascuno il suo, attraverso le presenze più ambigue, sfumate, di todo modo, fino alla quasi assenza del contesto. Ecco, si tratta semplicemente di una strategia interna ai singoli romanzi o c'è qualcosa di diverso dietro? No, non c'è nulla di liberato e nulla di misogino. È che mi interessava dire determinate cose, rappresentare determinate cose in cui la donna non aveva ruolo o se lo aveva, lo aveva alquanto malefico. Ecco, proprio in questi giorni alla licenza liceale hanno dato un tema sulle figure femminili nella letteratura italiana dell'Ottocento. Io credo che tutti si siano appigliati a Lucia, alla Pisana, a queste figure da idillio. E invece le figure femminili nella letteratura italiana sono quelle terribili. È Donna Teresa Uzzeda nei Viceré, è la baronessa del Masso Don Gesualdo, sono tante terribili madri, zie, cognate e sorelle. E così anche in quello che è il mondo di una scrittrice siciliana, Maria Messina, la presenza della donna non è tanto idillica. Ci sono le donne vittime, ma ci sono anche le donne che opprimono. Io ho considerato la società siciliana fino a un determinato momento, non oggi, come una società matriarcale, in cui la donna ha avuto il suo impero,
E mi conforta il fatto che uno scrittore straniero, un osservatore abbastanza perspicace della nostra realtà, come Dominique Fernandez, abbia visto anche la mafia collegata a questo impero della donna. E io non arrivo a tanto, però ritengo che l'uomo che si è svincolato dalla potestà femminile fuori dalla famiglia abbia cercato nella mafia come una famiglia in cui contare, mentre nella famiglia propria contava poco. Il suo romanzo Todo Modo, con il protagonista Don Gaetano, è tra le cose più sconvolgenti che siano state scritte su certi aspetti del cattolicesimo. I preti sono del resto presenti in molte altre sue opere. Perché questo e che cosa ha a che vedere più in generale con la sua interpretazione del potere? Beh, la Chiesa è stata in Italia potere, è ancora potere, e che potere terribile è stato anche. La mia interpretazione della storia italiana è di ascendenza salveminiana. Io considero Salvemine uno dei più grandi uomini del nostro tempo, quello che ha previsto esattamente che cosa sarebbe accaduto col governo della cosa pubblica in mano ai cattolici. Quel libro mi è nato così, direi in un certo senso misteriosamente, perché prima non ci pensavo. Era un periodo in cui leggevo Padre della Chiesa, Sant'Agostino, eccetera, e siccome avevo questa urgenza di fare i conti col cattolicesimo italiano, allora mi è venuta l'idea di scrivere questo libro, però sollecitato da un fatto preciso: gli esercizi spirituali che avevo visto fare ai democristiani in un albergo di Zafferana Etnea. Poi c'è stato il film di Petri. E il film di Petri, devo dire, che in parte ha offuscato il libro, ha fatto di questo libro una cosa diversa, ecco. La gente ritiene, attraverso il film, di conoscere il libro, mentre io invece considero il film di Petri più pasoliniano che mio. Ecco, quello di Petri è il processo al palazzo. Il mio voleva essere un processo schematico, abbreviato, diciamo così, alla Chiesa Cattolica. Sciascia, che cosa ha rappresentato per lei l'esperienza politica? È un'esperienza, proprio un'esperienza non fondamentale, ma comunque no, non da disprezzare. Ecco. Sono andato a vedere da vicino come andavano le cose. L'ho visto al Consiglio Comunale di Palermo, sempre da indipendente coi comunisti, e l'ho visto in Parlamento coi radicali. Quanto basta per rendersi conto che il potere è sempre altrove. Il potere non è nel Consiglio Comunale di Palermo, il potere non è nel Parlamento della Repubblica, il potere è altrove. In effetti basta forse in Italia che si riuniscano 5 persone per decidere tutto. In uno dei suoi ultimi libri, Occhio di Capra, lei scrive a proposito del suo paese: forse è a questa storia minima che io debbo la mia attenzione per la grande. Prendo spunto da questa osservazione per chiederle che cosa significa in generale per lei Racalmuto. Io credo che i primi 10 anni di vita siano per ogni individuo, per ogni persona, i più importanti, i più formativi, che si è come si è stati nei primi 10 anni di vita, che contano quelle impressioni, quelle memorie. E specialmente per uno scrittore, direi che uno scrittore è memoria innanzitutto.
Ecco, Racalmuto è importante per me in questo senso. Praticamente è il microcosmo in cui mi sono mosso, in cui ho appreso la lezione della vita, ho appreso a vedere le contraddizioni di ogni esistenza e dell'esistenza intera. Ho conosciuto il bene e il male, se così si può dire, anzi con una netta separazione proprio alla Stevenson da Dr. Jekyll e Mr. Hyde. È tutto, insomma. E io ci ritorno sempre, e anzi più accentuatamente in questi ultimi anni, come a chiudere il cerchio. Ho cominciato da Racalmuto con le parrocchie di Regalpetra e chiudo con Occhio di Capra, che parla di Racalmuto. Sciascia, qual è il libro che hai in mente di scrivere? Beh, ho in mente di scrivere tanti, ma non c'è tempo. Si ha sempre meno tempo ormai. Più si invecchia, meno tempo si ha. Oggi come oggi mi interessa una storia inquisitoriale, un processo di streghe che si è celebrato a Milano nel 1617 ed ha come protagonisti, oltre alla povera strega che è stata bruciata, i Melzideril, vale a dire il padre del vicario di provvisione dei promessi sposi ed anche il figlio che agisce come parte lesa per conto del padre. Questo è un processo che mi interessa molto. Ne accenna Manzone nel capitolo 31, mi pare, dei promessi sposi. Ne parla Pietro Verri nella Storia di Milano. Ma ora un amico mi ha procurato dall'archivio Melzi tutto l'incartamento del processo e vorrei scrivere questa storia.